L'ecografia muscoloscheletrica permette una valutazione accurata ed ottimale delle strutture non solo muscolari ma anche tendinee e mini tendinee. Questo esame permette di distinguere diverse componenti anatomiche e la valutazione delle conseguenze causate da traumi recenti. Dura pochi minuti e consente di avere un referto praticamente immediato. A Sicilidi, Morigerati, nella splendida cornice di Tenuta La Forcuta, si è svolto il corso teorico pratico di ecografia muscoloscheletrica. Coordinatore del corso, il professore Gianfranco Vallone. La nostra società, la Società Italiana di Ultrasonologia e Medicina e Biologia, ha come obiettivo principale la didattica, cioè l'insegnamento ai vari specialisti nell'ambito di varie specialità. In questo caso il corso si interessa soprattutto dell'apparato muscoloscheletrico. Come si evince dal programma e dalle lezioni svolte, noi abbiamo voluto unire e coniugare vari specialisti, in particolare gli ortopedici, i radiologi, i clinici. Perché questo è fondamentale? Perché a mio avviso quando c'è la possibilità che tutti gli specialisti hanno lo stesso obiettivo, il corso sicuramente ha successo. Altra cosa importante e fondamentale che io ci tengo molto è che questi corsi sono, come dice il stesso nome, corsi teorico-pratici. C'è la teoria importante, ma a mio avviso è anche fondamentale la parte pratica, dove abbiamo dei tutor molto specializzati proprio nell'apparato muscoloscheletrico che insegnano ai vari discenti tutti i trucchetti fondamentali per poi diventare dei buoni ecografisti e quindi fare delle diagnosi ottimali. Un'altra parte interessante della vostra scuola, professore, è la pratica nelle strutture ospedaliere. Senz'altro, perché qui chiaramente noi sfruttiamo modelli che sono tutti normali, in linea di massima, si spera, però la parte importante della nostra scuola è proprio quello di poter frequentare un ambulatorio, un ospedale, per avere una visione completa delle varie patologie in maniera tale che alla fine del corso, quindi la parte pratica e la parte teorica, tutti i discenti sono in grado di poter effettuare un esame importante e preciso per la diagnosi finale. Tra i relatori il dottore Alfonso Romano, considerato uno dei più esperti della chirurgia della spalla, con il quale abbiamo parlato in particolare delle cause del dolore alla spalla, cause che possono essere di due tipi, traumatiche e mini traumatiche, che riguardano prevalentemente gli atleti, o cause degenerative che coinvolgono persone dai 60 anni in su. Per cui delle strutture vanno a degenerarsi fisiologicamente nel tempo. Dottore Romano, ma quali sono i primi esami da effettuare in presenza di un dolore alla spalla? Allora, innanzitutto l'esame clinico. L'esame clinico è fondamentale. L'iter diagnostico è quello di fare una valutazione clinica da un ortopedico, valutare quello che può essere il danno eventuale a carico dei legamenti, a carico dei tendini della cuffia dei rotatori o a carico dell'articolazione in sé come un processo artrosico, e poi una serie di esami che partono dal semplice esame radiografici, un esame ecografico condotto in buone mani, può essere necessario fare una risonanza o un'altra risonanza a seconda poi delle diverse patologie. Diciamo che con un iter diagnostico corretto noi riusciamo ad arrivare quasi sempre a una diagnosi precisa. Se l'iter non è corretto, cosa che molte volte accade, cioè che il paziente arriva da te già con esami diagnostici, valutazioni fisioterapiche eccetera eccetera, molte volte si imbocca una via sbagliata e poi i risultati sono più difficili da ottenere. Una volta avuto la diagnosi esatta, qual è il passo successivo, dottore? Allora, non tutte le patologie della spalla sono chirurgiche, anzi, meno del 50% delle patologie della spalla sono chirurgiche. Ci sono tante patologie che possono essere riabilitate, perché non si parla sempre di rotture tendinee o legamentose. Nel caso in cui ci siano patologie chirurgiche, il passo è semplice. La maggior parte della patologia della spalla, chirurgia della spalla, si risolve con interventi molto poco invasivi, interventi che si fanno in artroscopia, in anestesia loco-regionale, con ricoveri di un giorno. Interventi che durano dai 30 minuti ai 50 minuti, in cui noi riusciamo a ricostruire quello che è il danno anatomopatologico. È molto importante poi la fase riabilitativa, perché un tessuto
un tendine, un legamento deve guarire non prima di 4 mesi. Non è possibile, come non è possibile far nascere un bambino prima di 9 mesi, non è possibile far guarire un tendine prima della sua naturale guarigione biologica. Con l'ecografia possiamo direttamente studiare la morfologia dei nervi ed avere una precisa localizzazione del danno, favorendo così un più adeguato iter da seguire. Oggi, rispetto a 5 anni fa, abbiamo delle apparecchiature ecografiche che consentono una visualizzazione molto dettagliata del nervo periferico, anche del nervo periferico molto piccolo, e questo consente una diagnostica molto accurata delle tante patologie che prima non venivano diagnosticate solo clinicamente o con esami invasivi come l'elettromiografia. Una su tutte, il tunnel carpale. Oggi, attraverso un esame ecografico, noi individuiamo la patologia del tunnel carpale, ma non solo, riusciamo a vedere eventuali varianti anatomiche del nervo e quindi a scongiurare eventuali complicanze post-chirurgiche che senza l'esame ecografico e senza un esame anatomico non si possono conoscere. Sono tante le patologie che riguardano i nervi periferici, da quelle congenite, acquisite, a quelle traumatiche. Oggi lo studio della lesione del nervo periferico può essere molto importante come diagnostica anatomica da fornire al chirurgo. Quindi sapere se il nervo è del tutto rotto o è solo danneggiato parzialmente è molto importante, non solo dal punto di vista prognostico, quindi sapere se effettivamente il paziente recupererà il movimento o meno, ma diamo un'informazione al chirurgo se è necessario intervenire immediatamente e ricostruire il nervo o possiamo aspettare il nervo riparerà autonomamente. Professore, dopo una lunga pausa legata al Covid, dove i corsi si sono svolti online, oggi come non mai diventa fondamentale la formazione in presenza. Noi come università e anche come società scientifiche siamo da sempre impegnate nell'addestramento, e quanto mai importante nell'ambito della muscoloscheletrica e soprattutto della diagnostica dell'attività muscoloscheletrica, quella dell'apprendimento in presenza. Perché in quel momento in cui effettivamente noi riusciamo a trasmettere non solo con le parole, ma facendo vedere effettivamente come effettuare l'ecografia, in modo tale che il discente possa imparare conseguentemente e possa ripetere l'esame, e al tempo stesso, alla fine del corso, possiamo anche provvedere a correggere quelli che possono essere degli errori imparati a distanza.